Negli ultimi anni si sta assistendo ad un preoccupante fenomeno del tutto nuovo che ha rivoluzionato le tendenze giovanili rispetto all'uso di droghe. Alle sostanze tradizionali come cannabis e cocaina si sono aggiunte una lunga serie di nuove sostanze psicoattive di cui ancora poco si conosce, ma che procurano effetti devastanti come allucinazioni, convulsioni, psicosi ed aggressioni. Sono dei cannabinoidi sintetici fondamentalmente, che sono delle droghe che derivano dalla ricerca di qualche anno fa, che sono state scartate perché troppo neurotossiche e troppo disturbanti da un punto di vista psicologico, e sono estremamente pericolose sia per il cervello ma anche per altri organi come per esempio il cuore o il fegato. È difficile anche individuarle? È molto difficile individuarle perché i test non sono ancora arrivati nei pronti soccorsi in tutte le unità di emergenza, e sono tantissime, sono oltre 800. E questo vuol dire che è difficile andare a ricercarle, non sono le solite 4-5 droghe classiche. Un ruolo determinante in questa triste e dolorosa partita la gioca internet, o meglio gente senza scrupoli che diffonde nel web, che sia di superficie o in siti più nascosti, sostanze che diventano accessibili a chi la rete la utilizza spesso e per presunto divertimento. I ragazzi vogliono fare le loro esperienze, e io come scuola, come persona, come donna, ci tengo a che i ragazzi sappiano cosa costano le esperienze, cosa porta la vita. In questo caso la scuola, che è la grande imputata dei mali della società, sta aprendo una lezione di vita, offrendo ai ragazzi uno spaccato reale di quelli che sono gli effetti di queste sostanze che promettono i famosi paradisi artificiali e poi non li mantengono, e compromettono non solo la loro vita ma quella dei familiari e quella della comunità intera. Chi può fare e cosa per contrastare questo fenomeno che va fermato? Beh, innanzitutto c'è le forze dell'ordine che sono già all'opera per andare a vedere che cosa succede su internet, ma poi anche la famiglia e i genitori che devono visionare bene che cosa va e dove va su internet il proprio figlio, perché ci si mette 10 secondi a fare un ordine che potrebbe costare la vita di queste persone.